Benvenuti o bentornati nel canale. Oggi faccio una camminata in Toscana, in campagna, parliamo di Mini 2, un Mini 2 appeso a un filo, ma proprio in modo reale. Una storia di un comune appassionato del mondo dei droni che mentre si divertiva e faceva dei test con il suo Mini 2 è incappato in un inconveniente non da poco, che ha rischiato di vedere il suo piccolo, gli ha fatto rischiare di vedere il suo piccolo drone in fondo ad un lago. E questa storia, diciamo che è una storia molto particolare, che però ci insegna alcune cose e ci fa fare delle riflessioni anche utili. Ve lo racconto in questa camminata in campagna. Come al solito vi chiedo un like, per me è, come vi dico ogni volta, un segno di stima che mi offrite, e per voi è un semplicissimo click qua sotto, un'operazione banale ma che mi fa capire che mi stimate. Poi, se non siete ancora iscritti al canale, spero che possiate iscrivervi cliccando semplicemente sul tasto iscriviti qua sotto. Una storia che vi racconto davvero volentieri, e qualcuno, per cortesia, glielo chiedo per favore a inizio video, non mi scriva sotto nei commenti che sono lungo e che solite pappardelle, perché è così, sono così, io mi diverto a raccontare un po' di cose, insomma lo faccio davvero con passione e volentieri, e mi piace fare così. Ovvia, ora ve lo racconto davvero. Si parla di Aldo, che è un felice possessore di un Mini 2. Stava facendo delle prove sul lago di Penne, che è un bel lago in provincia di Pescara, e essendo lui molto preciso e attento, visto che all'interno del lago è presente una riserva naturale, e non voleva limitarsi a volare lungo i bordi del lago, dove il volo, in quel caso il libero, non c'è parco, aveva deciso anche di ottenere le dovute autorizzazioni che gli aveva poi concesso l'ente parco. Era partito con mille propositi, con la sua idea, che era quella di divertirsi, di volare e di realizzare una simulazione stile FPV test, appunto proprio per simulare un volo FPV. Aveva messo l'FPV, il gimbal FPV, eccetera eccetera, tutto a bordo lago e davanti al lago. Ovviamente il pericolo poteva esserci sul sol volo a quota bassa dello specchio d'acqua, che sappiamo, attenzione, ricordatevelo, può mandare in tilt la VPU del drone. E dunque cosa ha fatto? Ha deciso di volare un po' più alto per non prendersi nessun tipo di rischio, e poi è passato tra gli alberi, dove era lui, lungo la riva del lago. Ma beh, inaspettatamente un filo di una canna da pesca rimasta impigliata in un albero gli ha letteralmente rovinato tutto. Anche se, attenzione, il culo, e il termine francese è assolutamente d'obbligo, ve lo assicuro, e lo capirete a breve, lo ha assistito di brutto, perché il drone gli è rimasto appeso, girando su se stesso, giù a penzoloni, con il lago sotto, pronto ad inghiottirlo. E poi il ramo che reggeva il filo, e adesso anche il drone, si è rotto, e il Mini 2 inizia a cadere vertiginosamente, girando su se stesso, verso l'acqua. Ma grazie al paraeliche che aveva montato quando praticamente stava per finire in acqua, un piccolissimo ramo lo aggancia e lo salva. Il drone rimane incastrato sul paraelica e gli impedisce una fine ingrata. Mamma mia, l'ha vista davvero bruttissima. Incredibile. E tutto è documentato in un video. Poi con una canna da pesca ha fatto recupero. Eccovi il filmato originale che mi ha mandato Aldo, che credo sia davvero da vedere per farvi capire quanto in modo assoluto gli sia andata bene.
Eh sì, dopo questa vittoria è uscito anche il sole, è davvero un grande spavento, ma alla fine anche una grandissima componente di fortuna. E non riuso il francese perché altrimenti qualcuno avrà da ridire che esagero. Ora ovviamente arriva la macchina e bisogna mi fermi un minuto. C'erano anche due discrete sopra, pare male, ma erano discrete, davvero. Vado avanti. La riflessione, onestamente, da fare è questa. Spesso il pericolo di fare danno al nostro drone è dietro l'angolo. È davvero, è proprio dietro l'angolo. E ci sono dei rischi che spesso non sono prevedibili e gestibili, non si gestiscono. Come in questo caso, lui vedeva il drone a vista, passava tranquillamente sotto l'albero, ma purtroppo non poteva vedere quel filo. Bene, siamo alla fine del video, direte, era l'ora, tu ci hai fatto due palle a bestia, va bene, però vi racconto un'altra cosa. Un fatto di genere successe a mio amico Mario un paio d'anni fa. Lui era a montagna con il suo parrot anafi, ovvio perché è malato d'anafi, passava sotto un cavalcavia su un fiume e c'era rimasto sempre attaccato dal solito filo di pesca, un drone impigliato a un filo di pesca. Impensabile, imprevedibile, anche lui ebbe fortuna, rimase appeso appunto da sopra e con delle manovre nemmeno semplicissime riuscì in qualche modo a riprenderselo, ma nell'immediatezza non capiva proprio il che fosse accaduto perché non si rendeva conto quello che fosse accaduto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che dire, ho fatto due palle in questo modo, ma io mi sono divertito, spero anche voi. Ci vediamo alla prossima perché arriva un'altra macchina, mi tocca rizzittarmi un'altra volta. Un abbraccio a tutti, seguitemi nei miei profili social, arriva una macchina, ciao ragazzi, ci siete.